Non ci crederete veramente. Dobbiamo aiutarla. Sarà sicuramente una scusa per mettersi al centro d'attenzione. Ma l'hai vista, era spaventatissima. E ormai manca da quasi una settimana. Non c'è motivo di preoccuparsi. E se invece fosse tutto vero? O se mi vede la prof, lei magari saprà darci una mano. O almeno ci darà una spiegazione su cosa sta succedendo. È assurdo, ci prenderà per scemi. Ok, fatto. Vado. Prof, aspetti un minuto, la ricerca gliela porto domani, mi scusi. Alessandra, allora il termine era oggi. Vi ho dato una settimana di tempo per fare questo lavoro. Mi scusi, per domani gliela porto. Va bene, solo per questa volta Alessandra, anche perché devo andare. Grazie mille. Prof! Dite ragazzi. Volevamo farle vedere una cosa. Ma che cosa? Ma non c'è nulla. Aspetti. Ma... ascoltami, scusate, ma io devo andare, non è che ho tempo da perdere. No. Scusami. Prof, aspetti, ora le spiego. Dimmi. Ci è arrivato questo video dove Carolina chiedeva aiuto, ma ora perché non parte più? Ragazzi, mi state prendendo in giro per caso? Ma qual è il problema? Prof, ma non è uno scherzo, dobbiamo trovare Carolina. Allora, Carolina sarà sicuramente ammalata, per questo non verrà a scuola. Prof, dobbiamo subito fare qualcosa. Cos'è che volete fare? Indagare? Guardare negli armadietti. Sapete una cosa? Voi guardate troppe serie TV, ragazzi. Scusate, devo andare. Ciao. Visto, ve l'avevo detto che ci avrebbe preso per dei babbi. E ora che facciamo? Semplice, seguiamo il consiglio della prof. E adesso come facciamo ad aprirlo? Non abbiamo nemmeno la chiave. Ci penso io, dai. Non sarà certo la prima volta. E almeno la facciamo finita con questa storia. Sì, dai, muoviti, noi ti copriamo. Ci sono quasi. Ecco fatto. E questo? Carolina ha scritto sopra qualcosa. Oh raga, guardate. Ho già visto questo anello. Ti ricordi Simone l'altro giorno? Il bidello. Proviamo, ci andiamo, andiamo. Ciao Simona. Cosa mi devi dire di così importante? Non potevi aspettare domani a scuola? Ti devo parlare di Carolina. È da una settimana che non si vede più in giro e il suo telefono è spento. Tu ne sai qualcosa? Spento? E come farà a farsi selfie? Questa sì che è una notiziona. Ma che c'entro io? Dai Simo, se sai qualcosa dimmelo, è importante. E perché dovrei sapere qualcosa? L'altro giorno vi ho visto litigare per questo. Ridammi il mio anello. Tuo? Sì, mio. L'ho perso un po' di giorni fa a scuola. Carolina non me lo voleva ridare. Ah, è per questo che avete litigato? E non l'hai più vista dopo? No, e se abbiamo finito io avrei da fare. Quindi si è presa l'anello e mi ha sbattuto la porta in faccia. Deve sapere per forza qualcosa. No, secondo me era solamente infastidito. Aspettate un attimo. Un messaggio dal numero sconosciuto. Questa volta ci sono solo numeri. Aspetta. È qui la sago, è qui vicino. Fammi vedere. Andiamo. Inseguiamolo.
siete? Cosa volete da me? Mi hai mandati tu quei messaggi? Io? No, però ho ricevuto anch'io dei messaggi. Dov'è Carolina? Cosa l'hai fatto? Carolina, la conoscete anche voi? Avete visto anche voi dei video? Carolina è una nostra compagna di classe e il video ci è arrivato da un messaggio di un numero sconosciuto. Ma tu come fai a conoscerla? Non ti abbiamo mai visto a scuola. L'ho conosciuta tramite un nuovo social. Dice questo? Sì, sì, Snapgram è un nuovo social dove si possono postare solo selfie e Carolina metteva molte foto e molte persone le commentavano. Hai notato qualcosa di strano tra i commenti? No, però qualcuno commentava sempre le sue foto, però adesso non mi ricordo il nickname. E tu commentavi sempre, eh? Forse una password. Ti ricordi il nick di Carolina? Mi pare Caroline04, però adesso devo proprio andare, non voglio entrare in questa storia. Spero per te che tu sia stato sincero, ormai conosciamo la tua faccia. E per trovarti sui social ci mettiamo un attimo. Proviamo a entrare nel suo profilo. Ok, io installo l'app. Speriamo che la password sia giusta. Forse il rapitore ha commentato le foto. O magari le ha inviato direttamente un messaggio. Ok, Alex, dimmi la password. CRLN20TK04VD. Sì, ha funzionato. Non c'è nessun messaggio. Magari li ha cancellati. Vediamo i commenti. Quanto sei carina. Bella foto. Bel selfie. Basta, sei lentissimo. Non c'è nessuno che spicchi in modo così particolare. Eppure ci deve essere qualcosa. Ci sarà sfuggito. Più di 10.000 follower, assurdo. Hai detto 10.000? Guarda qua. Snapgram è il primo social a traguardi che preme i propri utenti che raggiungono un alto numero di follower. A 10.000 l'applicazione sbloccherà nuove impostazioni uniche per i propri utenti VIP. Che vogliono immortalare per sempre la propria immagine nell'Olimpo del web. Oh raga, ho trovato tra le impostazioni di quella VIP di cui parlava l'articolo. Chris! 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 Dov'è finito? Sentite? Aiuto! Liberatemi!